Buongiorno ragazzi, benvenuti in questo nuovo video Tutto Tech. Oggi vi presentiamo, e non ve lo diciamo, è una Un sorpresa. attimino. Avremo degli ospiti speciali che ci introdurranno il prodotto di oggi. L'abbiamo aspettato tanto, finalmente è arrivato, ci siamo presi un po' di tempo per provarlo, testarlo, vedere com'era, e oggi finalmente ve lo presentiamo. Ci aiuteranno due special guest che già avete conosciuto e Tanta roba. speriamo che vi piacciono. Tanta roba. Tanta roba, sì, insomma. E bando alle ciance, ragazzi, mi raccomando, importantissimo, iscrivetevi al canale, così nei prossimi video con la campanellina li vedrete di sicuro perché vi avvisa, e lasciate un bel mi piace, mi raccomando, Costa nulla. E quindi adesso noi lanciamo la nostra sigla! Ma dove sarà finito il Gino? Cioè, mezz'ora fa doveva arrivare, io immagino, sarà di sicuro lì al bar a fare il pirla con gli amici. Vabbè, e io intanto che devo lavare i piatti, e laviamo i piatti. Uè, Maria! Maria! Vieni qui che ti ho fatto la sorpresa, poi dici che non porto mai Sorpresa! niente. Dai, vieni, vieni! Vabbè, stavo leggendo la mia rivista preferita e niente, vabbè. Dai, dai, che è una bella sorpresa, eh. Dai, cos'è, Gino? Toh, cos'è? Cuccati questo. E cos'è, un televisore? Tipo un televisore, ma poi vedrai, eh. Andiamo a vedere il video tutto, te che ci spiega come fare. Oh, bravi quei due, bravi, bravi, vai bene, va bene. Ma che bel però, cioè, devo capire bene cos'è, però le belle, eh. Però cos'è? Gino, cos'è sta roba qui? Ma Eh? come cos'è? Cos'è? Ma è la telecamera. Appunto, cioè, questi qua ci spiano di sicuro, poi mandano tutto in giro per il mondo. No, 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 va bene, va bene. Maria, sempre la solita ignorante. Tac. E non ci vedono? E no. Sicuro? Allora va bene, dai. Vabbè, allora Gino, adesso spostiamoci là sul computer e ci vediamo un po' a Tutto Tech che cosa ci spiega di questo Maradanchi. Va bene? Dai, vado ad accendere. Ringraziamo Gino e Maria, i nostri special guest of the King of the World World. of the Actor Studios. Beh, sempre preziosissimo. Mamma Cioè, mia, meno male che ci sono. guarda, pelle d'oca, mi si è accappottata proprio, c'ho la pelle cabriolet. Quindi dopo questa emozione forte, very, perché noi siamo in diretta e quindi è tutta roba very, vi presentiamo l'Echo Show 8 di seconda generazione. Ci è arrivato circa 5-6 giorni fa, lo abbiamo testato, abbiamo visto un po' le caratteristiche. Dobbiamo dire che per quanto riguarda la configurazione, ma ancora più semplice del solito, nel senso che nel momento in cui abbiamo fatto l'acquisto, siccome noi abbiamo già un account Prime, ha riconosciuto addirittura all'interno dell'applicazione del nostro dispositivo domotico che c'era un prodotto in arrivo, quindi trovavamo già la voce Ecoflex. Dopodiché, una volta arrivato, lo abbiamo acceso, ha fatto un aggiornamento. Fatto questo aggiornamento, si è riavviato 2 o 3 volte, ma poi l'abbiamo trovato già configurato. Quindi, se avete già un prodotto Echo in casa, vi basterà semplicemente seguire ciò che viene scritto sullo schermo, nulla di trascendentale, anche perché il wifi è già configurato con i vecchi prodotti. Mentre invece, se partite da zero, vi lasciamo qui la scheda dell'Echo Show 5 o anche quelli del Dot, perché tanto la configurazione è sempre la stessa. Addirittura adesso Amazon, quando ha acquistato un prodotto di questo tipo, un Echo Show, un Echo Dot, piuttosto che, vi manda una mail con su scritto: per poter configurare il prodotto seguite questa scheda, e sono 3-4 semplici passaggi che comunque vengono menzionati. Detto questo, vediamo un po' di caratteristiche del nostro prodotto e vi lascio la parola a mio fratello. Allora, partiamo scorrendo dall'alto verso il basso. Qui abbiamo, per tornare al tasto home, la luminosità, il non disturbare e le impostazioni, che andiamo un attimino a vedere che cosa ci presentano. I menu già visti fino ad oggi nei vari prodotti che abbiamo analizzato. Come novità troviamo il menu telecamera. Abbiamo la funzione monitoraggio di casa. Questa funzione ci permetterà, dopo vi faremo vedere come, di poter vedere in qualsiasi momento che cosa avviene all'interno della propria abitazione,
utilizzando la funzione di drop-in. Poi abbiamo ritardo video e segnale acustico. Questo è sempre tutto fatto a livello di privacy, in maniera tale che chi è in casa venga avvisato che qualcuno sta visualizzando. Ma comunque poi vedrete che già sullo schermo è ben visibile che qualcuno sta visualizzando cosa accade in casa. Andiamo a vedere le opzioni del dispositivo. Abbiamo sempre i menu che abbiamo sempre visto, tutti i dati, comunque vengono già tutti impostati automaticamente, come vi diceva Michele, dopo averlo collegato alla presa di corrente. Qui sono disponibili eventualmente gli aggiornamenti da fare del software. Abbiamo il menu accessibilità, dove noi, avendo appunto nostro padre non vedente, per esempio già la prima funzione lettore schermo voice view è un'ottima funzione, praticamente vi leggerà tutto ciò che compare sullo schermo senza bisogno di dover appunto andare a capire, per una persona non vedente giustamente, che cosa ci sia scritto. Per gli ipovedenti, per esempio, lente di ingrandimento serve a ingrandire appunto parti dello schermo, come anche inversione colore, correzione colore. Sono tutte funzioni che fortunatamente nessuno mai utilizza, però vi assicuriamo che sono funzioni che servono tantissimo per chi ha problemi di vista. Abbiamo poi, per i non udenti, abbiamo i sottotitoli, le preferenze dei sottotitoli da selezionare, i sottotitoli di Alexa, cioè le risposte che andrà a fornire, e poi possiamo anche selezionare questo menu, tocca per attivare, che ci consentirà, anziché dire il nome del nostro assistente, basterà toccare lo schermo per attivarlo. Come potete vedere, già da questi primi tocchi del dispositivo scorre decisamente meglio rispetto all'Echo Show 5. Ma andiamo avanti. Questo è il menu principale di Echo Show 8, è identico a quello del 5. Abbiamo menu comunicazione, qui abbiamo i menu che troviamo anche negli altri, che però dopo andremo a vedere più nel dettaglio. Casa intelligente ci permetterà di visualizzare tutti i nostri dispositivi e vedere lo stato in cui si trovano. Sezione musica e video. Musica naturalmente ci consentirà di sentire la nostra musica preferita, fare delle ricerche e quant'altro. E poi abbiamo video. Qui abbiamo Prime Now, Netflix, che ci sono sempre stati. E una novità che è stata introdotta è l'utilizzo di YouTube tramite browser, però non c'è una skill dedicata. Quindi se noi andiamo a cliccare su YouTube non farà nient'altro che aprirci proprio effettivamente una pagina di YouTube. Poi abbiamo il menu routine e qui ci sono tutte quelle che Miki aveva già impostato sugli altri tempo addietro. Infine menu sveglie, naturalmente non ci sono sveglie impostate, ma tranquillamente potete andarle ad aggiungere. Adesso andiamo a verificare in casa cosa sta succedendo. Ci basterà entrare nella nostra app del dispositivo domotico, comunicazione, drop-in, selezionate Echo Show. Ciao ragazzi! E adesso si connetterà col nostro dispositivo Echo Show. Sta facendo il collegamento, a breve vedrete perfettamente il video. Eccolo qua. Ritardo zero. Vediamo esattamente cosa sta succedendo in casa. Possiamo disabilitare la telecamera che inquadra noi, in modo tale che non ci veda la persona. Avete notato che poi ha zoomato. Vedete come segue anche l'inquadratura, ma questo è digitale, nel senso che comunque non è fisico come l'Echo Show 10, ma viene allargata l'inquadratura, che permette poi dopo di poter zoomare sulla persona, in modo tale che in caso di comunicazione possiamo avere anche un follow della persona che sta parlando. Abbiamo la possibilità poi con questa funzione di poter verificare cosa stia succedendo all'interno di casa. Certo è che non potete muoverlo, quindi nel momento in cui andate a posizionare il vostro Echo Show 8 vi converrà sicuramente, vedete, arriva fino a un certo punto, vi converrà, come dicevo, sicuramente piazzarlo in una zona angolare, in modo tale che prenda tutta la stanza.
Finita questa prova, ci rivediamo con le ultime considerazioni. Siamo tornati qui con voi, vi abbiamo presentato le caratteristiche del prodotto, ma non c'è tanto da spiegare, perché comunque se per caso volete avere maggiori ragguagli, l'unica cosa è averlo, perché le caratteristiche sono similari a quelle dell'Echo Show 5, naturalmente hanno migliorato la parte audio, hanno migliorato la parte video, la scorrevolezza dello schermo e tutte le caratteristiche che comunque vi avevamo già menzionato in un video precedente. Andiamo però, per dimostrarlo, allora, abbiamo dimostrato la scorrevolezza che è migliorata, l'avete visto, sembra un cellulare, ormai è proprio perfetta. Abbiamo dimostrato la scorrevolezza delle immagini in un drop-in e anche lo zero completo ritardo di trasmissione. Quindi possiamo dire che si potrebbe utilizzare tranquillamente come baby monitor questo. Assolutamente sì. Questo finalmente dà una sicurezza, non come l'Echo Show 5 che poteva succedere di tutto nei 20 secondi di ritardo. È vero. No, poi comunque cercheremo di prendere magari una telecamera compatibile in modo tale che facciamo la prova definitiva come baby monitor. Ma andiamo a vedere il comparto audio, a sentire il comparto audio. Certo. Quindi, noi per evitare problemi di copyright e qualsivoglia robe che poi dopo purtroppo un video abbiamo dovuto togliere completamente l'audio. E ce l'avete segnalato in tanti, però purtroppo esatto. YouTube è molto critica su questa cosa. Andremo a far partire il video, un video vecchio. Io sono Marco. Ciao, io sono Miki. Oggi con Marco volevamo farvi vedere un po' più nel dettaglio come si fanno le videochiamate con il dispositivo Echo Show o magari dal vostro cellulare direttamente su Echo Show. Quindi, ricapitolando, abbiamo fatto questo acquisto e ne siamo pienamente soddisfatti. Detto questo, ragazzi, se avete interesse ad acquistarlo, trovate qui sotto i link in descrizione che vi rimandano ad Amazon e potete tranquillamente procedere all'acquisto. Ci aiuterete a supportare il canale in maniera totalmente gratuita. Direi che per questo video è tutto, ragazzi, e ci vediamo al prossimo. Ciao!